andiamo a chiedere a voi o commenti o domande sulle cose che i relatori hanno detto. C'è qualcuno che voleva intervenire? Volevo dire due cose, una prega e una domanda. Infatti, se me lo consentite, chiaramente diciamo, richiederebbe 30 secondi, un minuto, insomma, perché è una cosa estremamente importante che si sta verificando in Silesia e che si pone nella direzione della scuola, diciamo, della scuola di Silesia, eccetera. Allora, la prima domanda, cioè, la prima cosa che mi è venuta per la testa, guarda, interpreta che Diego, diciamo, tra gli interventi di economia che ha fatto il relatore prima, in effetti, diciamo, con la ricerca che lui propone, ci sono dei paesi come la Gran Bretagna che sono passati, cioè quindi in terra, con la stampa della moneta, eccetera, eccetera, che sono passate da una disoccupazione dall'8% del 2008 al 7% di adesso, mentre l'Italia, che ha perseguito una politica di alta austerità, diciamo, siamo passati da un 8 al 12-13%, mi sembra, se non è comunque, siamo su queste fasce qua. E il problema è questo, insomma, che tramite questa politica di austerity, sarà il debito, si cerca di spendere, diciamo, spenderanno i beni pubblici, le risorse pubbliche, tipo società, diciamo, statali, a dei finanzi, a dei grossi regolatori internazionali che avvengono ovviamente tramite le proprie profitti mentre la popolazione si inserisce. Basta la questione di questo, insomma. Si parla di scuole di serie, eccetera, 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 eccetera. Però adesso c'è una cosa che si sta verificando negli istituti professionali. Vedete che si parla di poco, però le cose grosse si fanno in silenzio. Ed è quello che la qualifica professionale, diciamo, con i modi ordinamenti, adesso le qualifiche professionali scattano le regioni. Cioè, qua se mi consentite, vorrei entrare a secondi solo un attimo per le calze, e poi faccio la domanda. Cioè, se c'è questa qualifica professionale, se non vuoi direttamente, perché faccio la testa, eccetera, eccetera. Allora cosa succede? Questa qualifica professionale, le regioni adesso hanno la possibilità di fare anche queste cose statali. Qualifica posso rilasciare anche le scuole statali, pur che sia accreditato, perché è accreditato da parte della regione stessa. Però il problema grosso qual è che sono grossi di queste qualifiche? Che per avere la accreditamento di solito c'è tanto totalmente ciò che decide la regione. Ciò che decide la regione dal punto di vista sia di contenuti che dal punto di vista tecnologico. Cioè la libertà di insegnamento non esiste più. Perché praticamente la regione prende le forze, i programmi che sono questi, e ci sono i programmi, i risultati, cioè le valutazioni, una serie di quiz, fa 150, sono fatti tanti, sono pagati, 150 quiz, di cui se ne ci vorranno dei per la parte teorica, e in pratica anche su questo ci sono degli informati. Ho quello, ho un altro, qui bisogna aspettare insegnamento, il collegio docente è un decidere, il collegio docente per cui qualche modo avere un cittadino non esiste più, l'unica un cittadino la è stata quella di accettare che si viene qua. Cioè, l'ultimissima cosa, poi lo voglio dare più tanto tempo, la cosa poi ancora più preoccupante è che ho avuto poi del e che il monitoraggio delle valutazioni di questi percorsi saranno fatti, diciamo, dal Ministero del Lavoro eccetera eccetera, che si è parlato dell'impatto. Quindi, ritorno, poi insomma, ultima poi finito, poi i risultati della certificata di questa offerta giustificata saranno oggetto di valutazione per i periodi
storica da parte del dibattito in rapporto con la ricerca. Quindi, praticamente, questo silenzio hanno aperto un altro canale e purtroppo, diciamo, purtroppo non ho sentito nessuna voce di protesta, cioè nessun dissenso verso quello che è stato fatto. Ora, la cosa di certo è che anche un'offerta formativa, si fanno un po' di lavori di colleghi che facciano delle modalità per comunicare un po' di dettagli e chiudo qua. Ecco, la sarebbe anche mille come volta che siete stati. Magari facciamo un po' di interventi, poi... Grazie, io sono Pina, sono attualmente del Comando. E volevo collegarmi immediatamente a quello che dice il collega, c'è una questione della certifica, per quanto riguarda le terze degli istituti professionali. E non è soltanto il fatto appunto che è stata sottratta completamente alle scuole qualunque possibilità di intervento, di gestione, cioè non considerate soltanto come dei luoghi, dei contenitori in cui delle persone compiacenti, praticamente a costo zero, somministrano prove che vengono da fuori, li correggono a costo zero, con ore e ore magari di punto di lavoro per quanto riguarda la correzione, e poi danno il risultato. Ma la cosa gravissima è che a proposito del termine meritocrazia, no? E merito che si diceva prima, le scuole parole che sono state dette dalla funzionaria della regione che hanno organizzato il corso di formazione per gli insegnanti che dovevano essere somministratori delle prove, soltanto i meritevoli potranno accedere alla qualifica e conquisteranno la qualifica. Piccolo particolare, a proposito del tutto le chiacchiere vuote e anche gli mistificanti che si fanno continuamente sui BES e sui bisogni educativi speciali, i dislessici, i ragazzini che sono certificati, eccetera, tutti questi studenti e studentesse avranno la possibilità di accedere ad una unica prova, senza possibilità di certificazione, senza possibilità di avere al massimo la possibilità di consultare per esempio le tavole, eccetera, però le prove che verranno somministrate al computer, come diceva il collega, che sono ore e ore di stare digitali delle risposte al computer, non prevedono la presenza di nessuna possibilità di certificazione. Questo significa, cosa significa? Perché poi dobbiamo vedere che cosa c'è dietro a queste cose. Chi è che prima si fermava magari a prendere la qualifica e poi magari aveva più difficoltà a proseguire il percorso scolastico e magari comunque aveva un pezzo di carta, magari non serviva niente, ma comunque era qualcosa. Proprio le persone che avevano più difficoltà. Tagliando invece la possibilità oggettivamente, proprio oggettivamente non c'è la possibilità di prendere questa qualifica, perché tu non ce la fai passare il test. Cioè, non riuscirai magari ad avere la possibilità di superare l'esame, questo significherà che appunto vanno tagliati fuori tutti questi ragazzi. Quindi questo è un ulteriore regolamento. E i meritevoli andranno avanti, quelli che invece meritavano farlo, però magari soltanto cambiando la tipologia di esercizio potevano superarlo, no? Non sono considerati più meritevoli. Quindi questa è un'ulteriore esclusione, no? Rispetto a tutto quello che si diceva. E la seconda cosa che volevo dire, sinceramente, rispetto a tutto quello che è stato detto, no? Tante parole diciamo chiare, una delle cose che secondo me è fondamentale è la dignità del lavoro. A noi stanno togliendo la dignità del lavoro. Cioè si fanno tante chiacchiere sulla professionalità e tutte queste stupidaggini, ma si sta togliendo la dignità proprio di noi come lavoratori, e noi la stiamo perdendo. Al di là di tutto quello, a noi va bene che si faccia controinformazione, eccetera, però molte volte, io personalmente sono una che fa continuamente sta a predicare nella propria scuola, ma non succede niente. Cioè, secondo me è arrivato il momento di proporre definitivamente che la gente si muova. Noi siamo comunque dei privilegiati, tra virgolette, perché non siamo immediatamente licenziati. Quindi noi possiamo, non abbiamo degli altri, specialmente chi è di ruolo, ma anche chi ha degli incarichi annuali, non è direttamente così facilmente necessario.
responsabile, perché si muove e chiede diciamo dei diritti, la propria, il rispetto della propria dignità. Tante volte invece, in modo molto squallido, molti colleghi si vengono per piatti di lenticchie, minimi. Questa cosa deve finire, secondo me deve essere molto più, come si dice, non dico esigente, ma proprio, cioè, incavolarci su queste cose. Dobbiamo salvaguardare la dignità del nostro lavoro, altrimenti non siamo più degli educatori. Noi non abbiamo niente da insegnare ai nostri studenti se non siamo capaci neanche di lavorare in modo degno. Quindi su questa cosa io, cioè, sto diventando sempre più intollerante, perché non è più il caso di stare lì a blandire i colleghi, i poverini, qui e là. Basta, c'è il momento di organizzarsi, di contrapporsi a tutto questo. Loro ci stanno facendo la lotta di classe, come diceva il collega all'inizio, e rispondiamo anche noi con questo. Basta, perché ci stanno togliendo tutto, altrimenti ci ritroviamo soltanto su questo, le piccole cosettine, no? E cerchiamo di risolvere il problemino della settimana, eccetera. Basta, dobbiamo avere la capacità di proporre e di gestire qualcosa di diverso, altrimenti non ha più senso. Solo una battuta di risposta per quanto riguarda la questione Invalsi e per quanto riguarda l'autonomia didattica, che sono due cose che sono strettamente connesse, perché è evidente che l'esame Invalsi limita e governa la propria autonomia didattica verso un obiettivo, cioè se tu devi allenare o meglio addestrare degli studenti al superamento del test e diventi un addestratore, quindi tutta la frustrazione, la dequalificazione e ciò che si innesta in questo processo, è chiaro che devi piegare anche la tua didattica a quel fine, e quindi per tutto l'anno tu devi cercare di organizzare la tua didattica verso questo raggiungimento, che è il loro obiettivo, ed è evidente che però non è il nostro obiettivo, non dovrebbe essere nemmeno l'obiettivo di qualsiasi insegnante degno di questo nome. Però sappiamo anche che gli insegnanti con la schiena dritta non sono poi, ci sono anche quelli che la schiena la piegano facilmente e agevolmente, e da questo punto di vista è chiaro che una battaglia culturale di vasta portata che travalica i confini della scuola, visto che abbiamo avuto per almeno un trentennio un bombardamento culturale, psicologico, sociologico, che ci insegnava che essere appunto in questa ottica privatistica era bello e che invece essere in un'ottica pubblica era sbagliato. E quindi ribaltare questo piano delle cose non è così semplice. Invece però su quello che dicevi per quanto riguarda la correzione fatta anche gratuitamente, eccetera, guardate che su questo noi abbiamo diffuso in tutti i modi possibili e immaginabili il fatto che non c'è nulla di obbligatorio in questo atto, per cui è chiaro che il nostro ruolo non può che essere quello di diffondere un'informazione corretta. Poi sappiamo cosa funziona e come funziona dentro le scuole, arriva il paese che dice però fammelo come favore personale, oppure va a intimidire di più come dire, quelli che si fanno intimorire facilmente, e quindi ottiene poi una schiera di persone che fanno questo lavoro gratis e d'amore. Però anche questo noi cerchiamo di contrastarlo con tutte le nostre forze. Anche su questo raccolgo l'invito che faceva prima Ilaria, dateci anche voi più voce, più forza, cercando di sostenerci non solo con la partecipazione ma con la partecipazione attiva, diventando anche parte di questo organismo che è la forza sindacale. Grazie. Ci sono ancora due interventi. Allora, sì, io sarò molto breve, non diciamo neanche così dire, vengo dalla scuola media.
famiglia di Savona e volevo fare solo qualche piccola osservazione contorno, per esempio. Allora, secondo me gli scioperi come Covas che abbiamo fatto in tutti questi anni e che abbiamo organizzato sostanzialmente solo noi come docenti, hanno ottenuto, non possiamo nascondere che hanno ottenuto qualche risultato, perché ad esempio la scuola media avere di nuovo un dato per un pretesto, per un altro pretesto, che si va in prima mente non sono pazzi. Ed è rimasto solamente, tra virgolette, un test di valsi nella terza media, che noi dobbiamo dire che sotto il profilo del voto finale, in questo contesto non accettabile, a mio avviso, insomma, no, di valutazioni di voto numerici o di media, vuol dire insomma, matematica dell'esame di terza media, però dobbiamo dire che anche qui la prova di valsi della terza media ha un peso diciamo molto ridotto sotto il profilo diciamo così matematico, no? E questo a mio avviso va criticato, anche questo come un risultato insomma, delle mobilitazioni di questi anni. Tanto è vero che anzi, se avete notato, no, poco prima mi sembra, no, non è ancora diventato capo del governo, aveva detto una trasmissione televisiva che il punto debole che doveva essere diciamo così cambiato era la scuola media, e non andava bene probabilmente proprio, no, per la mia visita, per questi motivi, perché fosse troppo resistente diciamo rispetto alla logica, va bene, alla logica appunto capitalistica. E allora io ho sentito di due o tre punti. Numero uno, lo sciopero Covas nella scuola media, che l'anno scorso ha portato tutto sommato risultati notevoli anche come percentuale, addirittura andando oltre la scuola elementare, che almeno che abbiamo fatto un panno delle statistiche. Non è detto se deve essere positivo o no, questo ovviamente non è detto, è positivo per la scuola media. Però cioè, secondo me dobbiamo valorizzare numero uno in tempi brevi, dove non l'avessimo già fatto, non lo stessimo facendo, valorizzare l'aspetto organizzativo con i genitori, cioè con quei comitati, quei gruppi, quei rappresentanti dei genitori che già l'anno scorso hanno sostenuto la lotta dello sciopero Covas dei docenti, permettendo appunto di non effettuare la somministrazione dei test in prima linea e arrivando quindi all'eliminazione, almeno per quest'anno, appunto dei test in prima linea. In secondo luogo, a mio avviso, dobbiamo non far pensare ai colleghi che il test in base, la terza media, per quanto obbligatorio, tra virgolette, in quanto fa parte dell'esame di Stato, sia effettivamente obbligatorio in tutte le sue procedure per il singolo docente. Cioè, a mio avviso, io parlerei, non possiamo parlare di sciopero durante l'esame di terza media, però possiamo parlare di disponibilità. I docenti non correggono, va bene, le prove in falsi di terza media. Ecco, secondo me questo si può fare, ecco, a mio parere ci sono pareri, no, diciamo, politicamente fondati, per cui noi non facendo parte della commissione, no, diciamo, non li correggiamo, si tratta di indisponibilità che dobbiamo dichiarare all'interno della commissione di esame. Quindi il mio intervento è nel senso proprio organizzativo, insomma, in senso pratico. Grazie Corrado. Poi io sono disposto a sedere.
non sono molto protagonista con i microfoni e Carlo. Quindi vedo sia dei giovani, tra virgolette, perché nella scuola, come sapete, ci sono pochi giovani e diverse persone un po' vecchie, un po' curate, ma anche in quanto lavoratore del corso serale. Il corso serale è stato definitivamente dichiarato defunto con l'ultima circolare sugli organici. Quindi diciamo che ricollegandomi a quanto diceva il collega prima, che c'è un disegno complessivo che ci tocca tutti, no? Quindi personalmente, io sono stato toccato duramente perché per esempio la mia permanenza nella scuola di imprigionamento a cui sono stato condannato dalla signora Fornero mi porta a 7 anni di reclusione, cioè io dovevo andare in prigione nel 2012 e invece andrò in pensione il 1° settembre del 2019, cioè a 67 anni con 42 anni, se non succede qualcosa in questo momento il comitato quota 96 che cosa sta appoggiano ha in corso delle iniziative con il mio collega Martino ci siamo incatenati 10 giorni fa davanti a questa scuola e quindi speriamo che questa azione si muova le acque perché siamo comunque convinti che non sia stato solo un errore tecnico quello della signora Fornero, del ministro Fornero, ma sia stato una ci fosse una precisa volontà politica. Io vorrei anche dire che i colleghi che sono nati nel 53, 54, 55 e così via, che sono stati toccati come noi, non sostanzialmente perché si dovranno fare anche loro fino a 67 anni, 42 o 42 anni e virgolette servizio, cioè non dovrebbero pensare che sia solo un nostro problema di noi del 52 o della, mentre la sensazione che io ho avuto in questi 2 anni è stata quella di sostanzialmente di isolamento sul problema delle elezioni. Nella scuola, d'altronde lo sapete che c'è stato come risposta, addirittura a livello sindacale c'è stato un ora di sciopero rispetto alla legge Fornero, intesa dalla CGIL, no? Poi non andiamo a vedere la risposta dei sindacati confederali al problema, alla questione quota 96, come sono stati presi per i fondelli per appunto 2 anni e come continuano a prenderci per i fondelli. Concludendo, io penso che la questione delle pensioni sia strettamente legata alla questione anche dei precari, quindi la polemica che si è innestata, no? La finta polemica, il gioco delle parti tra la ministra Maria e la ministra Bernini sulla questione del fronte penso di grande interesse in questo momento, no? Perché negare che ci sia un collegamento tra la messa a riposo, diciamo, dei vecchi e invece i nuovi posti di lavoro per i giovani è un gioco perverso, direi, no? Perché è tutta evidenza che invece è così, cioè se non ci mandano in pensione non possono assorbire i giovani. Questa è un'evidenza che anche, diciamo, il senso comune riesce a cogliere, no? Quindi noi dobbiamo trovare questo collegamento, questa quest'unione tra appunto i giovani precari o comunque e i più anziani, che tra l'altro sono, se vogliono
vogliamo fare in pensione, siamo, come dire, non so se siamo dei frustrati disfattisti o comunque, quindi nessuno capisce con la questione di diritti negati e che ci hanno fregato anche il nostro risparmio. Grazie. Parola d'ordine degli studenti dell'OMI, della Nazione. Provo. Le conclusioni, sul primo intervento ho citato degli altri che confermano sostanzialmente l'analisi che ho provato a fare, no? Cioè le politiche di austerità hanno aumentato il tasso di disoccupazione e hanno anche incrementato il debito pubblico in Italia. Quindi è una conferma delle cose che si dicevano prima. In estrema sintesi, invece, sulla questione degli istituti professionali, guardate, questa cosa qui l'avevamo denunciata quando abbiamo fatto i convegni anche qui a Torino sul regolamento degli istituti professionali, il regolamento Gelmini. E il regolamento Gelmini però su quel punto era attuativo della riforma del titolo quinto della Costituzione fatta dal centro-sinistra, che prevede che l'istruzione professionale sia competenza esclusiva delle regioni e al tempo stesso con grande chiarezza prevede che l'istruzione sia competenza dello Stato. Per cui la Corte Costituzionale, per risolvere il problema, è cosa ha detto? Quando sono 5 anni è di competenza del Stato, quindi i corsi triennali. Se si tratta di corsi triennali, di competenza esclusiva delle regioni. E gli istituti professionali hanno potuto continuare a fare le qualifiche, se no le perdevano, soltanto, come dicevate voi, soltanto accettando i parametri delle regioni. E quindi quello c'è un meccanismo di regionalizzazione dell'istruzione, quindi di rottura di quello che è il parametro nazionale dell'istruzione pubblica uguale per tutti. Ma le cose che dicevate sull'uso dei quiz anche per gli esami di qualifica conferma un altro delle analisi che avevamo fatto a suo tempo, che in tutto questo meccanismo di autonomia delle scuole, di regionalizzazione, di frantumazione del sistema scolastico nazionale, ci sono, erano previsti due meccanismi per ricondurre ad unità. Uno era la carriera dei docenti, no? Che è stata frenata dal taglio delle risorse, no? la carriera dei docenti, la generalizzazione per ridurre drasticamente la libertà di insegnamento e quant'altro. L'altro è la standardizzazione tramite quiz. Perché? Perché i quiz invasi, i quiz usati per l'accesso all'università, i quiz usati per l'esame di qualifica senza tener conto della differenziazione territoriale, del segmento degli studenti e quant'altro, non sono, prima di tutto, non sono efficaci per misurare la qualità dell'apprendimento. Perché? Perché tagliano fuori tutto quello che per noi, per la nostra formazione, è stato centrale nel fare scuola, cioè cogliere i nessi, cogliere la relazione causa-effetto, contestualizzare, vedere qual è il disegno complessivo, per chi, per come e quanto, spirito critico e quant'altro, tutto questo dai quiz a crocette, come li chiamano significativamente i ragazzi, viene eliminato. Quello che diventa centrale è un apprendimento nozionistico di qualcosa di estremamente veloce da imparare e che vi deve prefigurare l'entrata nel mercato del lavoro precarizzato, in cui in 3 mesi io devo imparare a fare una determinata mansione senza chiedervi il perché, il come, in quale contesto si va a configurare quella cosa. Ma quel meccanismo non solo non parte efficacemente la qualità dell'apprendimento e dell'insegnamento, ma è mirato perché produce un effetto di retroazione sulla didattica. Perché io trasformerò da didattico all'addestramento del quiz. Perché i ragazzi devono interrompere l'esame, la preparazione per l'esame di Stato?
stato per prepararsi all'università, perché non c'è alcuna connessione tra il nostro lavoro e l'addestramento ai quiz. Si devono allenare a fare i quiz e quindi questo significa che la didattica verrà trasformata significativamente in addestramento ai quiz, avendo un effetto retroattivo di dequalificazione della scuola pubblica. Che poi si collega alle cose che dicevamo, perché la scuola pubblica deve diventare qualcosa di raro, 60-70% degli studenti per le fasce medio e medio basso del mercato del lavoro, e invece la scuola privata deve essere pensata per altri meccanismi. Su quota 96 condivido le cose che diceva un collega, aggiungendo che la Fornero disse che tutto questo veniva fatto per i giovani. No, perché significativamente i giovani trovano più facilmente lavoro se noi andiamo in pensione più tardi. E questo ci fa capire ancora una volta il discorso che si faceva prima, la demistificazione del linguaggio. Cioè tu fai una cosa che va a Milano e io ti dico che quella cosa va a Palermo e continuo a dirtelo 50 volte fino a quando tu ti convinci che va a Palermo. E credo che poi una buona conclusione di questo convegno sono le cose che diceva prima, cioè la rivalutazione del conflitto. Il conflitto, la relazione collettiva, è uno strumento, è stato sempre uno strumento di trasformazione di metodi della società, mentre l'approccio individuale, la competizione individuale è stato uno strumento di regressione rispetto a quelli che sono una serie di parametri sociali. E direi, aggiungerei, anche il nostro ruolo di docenti come non addestratori al quiz, ma come educatori al conflitto. Grazie a tutti, buon sciopero, buon sciopero.